Perché non l'ho mai fatta prima così? Troppo buona. Prendo 150 g di margarina vegetale freddissima e la metto nel frullatore. E ora aggiungo 260 g di farina, qui sto usando quella di grano saraceno. Potete usare anche un altro tipo di farina con cui vi trovate bene. Ora aggiungo 50 g di farina di mandorle. Io ho preso semplicemente le mandorle e le ho frullate bene con il frullatore. Chiudo e frullo bene il tutto. Perfetto, ci siamo. A questo punto aggiungo 100 g di zucchero, due uova intere e un tuorlo. Chiudo e frullo di nuovo. Ok, andiamo a controllare. Direi che ci siamo. Ora sposto questa pasta frolla, perché avete capito che si tratta di quella, vero? La metto sul tavolo e la impasto leggermente con le mani. Mi raccomando, non tantissimo perché non vogliamo che la margarina si sciolga. Spolvero con un po' di farina, appiattisco il panetto in questo modo. Che stiamo combinando, Diana? Adesso lo scoprirai. Poi prendiamo della pellicola trasparente e avvolgiamo la nostra frolla. E ora metto il panetto in frigo per 30-40 minuti. Nel frattempo prendo tre mele, le sbuccio. Poi le taglio a metà. Rimuovo il torsolo e le taglio a pezzettini. Che cosa ci stai preparando oggi, Diana? Sto preparando una crostata. Una crostata. Sono curiosissimo. Anch'io. Metto le mele in una padella capiente, aggiungo cannella, un cucchiaio di zucchero e mi sposto ai fornelli. E quindi cuocio le mele per pochi minuti. Aggiungo anche un goccio d'acqua. Le mele sono pronte, quindi spegniamo e le mettiamo da parte. Ora riprendiamo la frolla dal frigo e la mettiamo su un foglio di carta da forno. Appoggiamo un altro foglio sopra e comincio a stendere con il martello. Spolvero l'impasto con un po' di farina. Quindi ho steso l'impasto ad uno spessore di circa mezzo centimetro e adesso lo metto in uno stampo da 26 cm di diametro, tipico per le crostate. Ritaglio l'impasto in eccesso. Ora sulla base aggiungo un cucchiaio di confettura di albicocche. Ragazzi, qual è il vostro gusto preferito di marmellata? Diana, qual è il tuo? Il mio è prugne e albicocche. Anche il mio albicocca e fichi e noci. buona, buona anche quella. E ora tocca alle mele che abbiamo cotto prima, le verso tutte all'interno. Mamma mia, solo a vederla, Diana, non immagino poi come sarà quando sarà cotta. Ora con la carta da forno schiaccio leggermente i bordi, li richiudo in questo modo. E ora l'impasto avanzato lo grattugio sopra, Wow, che bell'idea! Ok, sui fori più larghi. Se dovesse risultare troppo morbido, mettetelo nel congelatore per una ventina di minuti e risolverete il problema. E ora cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Andiamo! Diana, com'è venuta? Mamma mia, che te lo dico a fare? Questa sarà la crostata più buona che abbiamo mai fatto. Ma prima lasciate un mi piace a questo video, condividetelo mi raccomando, il vostro supporto per noi è preziosissimo, soprattutto ora che stiamo lavorando a un sacco di cose per voi. Non vediamo l'ora. 3, 2, 1, 3, 2, 1, ed eccola qua. Beh, noi abbiamo già spolverato sopra un po' di zucchero a velo Eh perché sì, volevamo presentarvela nei migliore dei modi. dei Guardate modi. Mamma che mia. bella. Sembra una pizza con sopra la mozzarella, vero? Esatto, una mozzarella un po' croccante. Tagliamo un pezzo, Diana. Sì, direi proprio di sì. Senti che frolla croccante. Wow,
ragazzi. Questa è incredibile, ragazzi. Guardate che bella. Ma questa frolla è fantastica. Sì? Stavo per dire fenomenale e fantastica allo stesso tempo. Guardate che bella. Perché entrambe. Wow. Adesso ti tocca assaggiarla. Mi tocca. Come Diana? Ragazzi, mamma mia. Io amo la frolla. L'ho sempre amata. È fatta così. Ho sempre avuto il timore che non venisse bene, ma così è fenomenale. Fatela, dovete farla.